Neo Geo 82, ecco The Dolphin, bentornati su Shion. So che siete molto impegnati in questo periodo, starete sicuramente giocando GTA V, oppure starete discutendo su forum e Facebook quello che è sul nuovo controller della Valve, il controller di Steam. E noi ovviamente siamo completamente fuori dal tempo e fuori da queste cose, infatti oggi vi proponiamo un video che era nella nostra testa da tantissimo tempo, cioè una retrospettiva sui giochi di Sonic a 8-bit, cioè tutti quei giochi di Sonic che sono usciti sulle console 8-bit Sega, ovviamente. Voi direte, ah che palle, parli sempre di Sega, parli sempre di Master System, parli sempre di Sonic, che due coglioni. Sì, avete ragione, in effetti parlo sempre di queste due cose qui. E non ce ne importa niente, insomma, noi lo facciamo lo stesso, io spero vi piacciono lo stesso. Comunque abbiamo anche altri progetti in mente che faremo presto, continueremo la saga di Full Throttle e quant'altro. Ma adesso non perdiamo altro tempo, andiamo a guardare tutti i Sonic 8-bit usciti per le console Sega. È il 1990 e Sega rimpiazza la sua vecchia mascotte con una nuova e più giovane. Il porcospino blu fa la sua prima apparizione su Sega Mega Drive ed è un botto. Ma gli utenti europei di Master System e Game Gear, che ricordiamo condividono lo stesso hardware, non vengono lasciati a bocca asciutta. Sonic the Hedgehog a 8-bit non è un port 1-1 della controparte a 16-bit. Il protagonista è lo stesso, ma i livelli ed alcune meccaniche vengono cambiati. Prima di tutto, le console a 8-bit non possono contare sul fast processing, quindi il gioco non si basa più sulla pura e semplice velocità. Può suonare un po' stonato un platform di Sonic senza velocità, ma il risultato è un gioco non lunghissimo ma piacevole, basato su livelli lineari e su classici salti da piattaforma a piattaforma. I livelli sono abbastanza facili e non prevedono percorsi multipli come nella controparte maggiore. Ci sono dei livelli bonus che però hanno il solo scopo di collezionare anelli, quindi vite e continuazioni. Sono comunque presenti anche i Chaos Emerald, ma a differenza della versione Mega Drive, essi sono nascosti dentro livelli stessi, per la precisione nel primo e nel secondo atto di ognuno di essi. I boss sono tutti costituiti da Robotnik a bordo dei suoi veicoli o sottomarini, quello che è. La varietà dei livelli è buona, visto che varia dalla classica Green Hill alla giungla, fino ad arrivare al livello acquatico e a quello tecnologico. La grafica è pregevole, ottime le musiche, un buon platform, ma in definitiva nulla di particolarmente incisivo come la controparte Mega Drive. È passato appena un anno dal successo della nuova mascotte e Sega replica con il seguito. Sonic the Hedgehog 2 spacca di brutto e fa spalancare la mascella di qualsiasi ragazzo appassionato di videogiochi. Viene introdotto un nuovo personaggio, Tails, e il gioco si arricchisce di nuovi livelli dal design sublime. Sonic 2 per 8-bit è ancora una volta diverso dal parente a 16-bit. Non solo, anche questo capitolo non si basa sulla velocità del porcospino, ma viene addirittura negato l'uso del nuovo personaggio Tails, relegato al ruolo di semplice principessa, di semplice amico da salvare. Non è neppure presente la nuova mossa di Sonic, lo Spin Dash. Nonostante ciò, il level design si arricchisce di piccole feature che rendono Sonic 2 davvero vario e divertente. Ogni zona infatti presenta dei mezzi di locomozione caratteristici che variano abbastanza l'esperienza di gioco. Il carrello da miniera, il deltaplano, le bolle per i livelli acquatici e giganteschi volano con cui spararsi in giro per i livelli. Questi ultimi sono davvero vari e caratteristici, tutti ricchi di particolari e ognuno caratterizzato a dovere. Ad esempio, la Scramble Egg Zone è davvero micidiale coi suoi intrighi di tubi, costringendo il giocatore a muoversi in complessi labirinti alla velocità della luce. Anche i boss risultano meno monotoni del precedente gioco, sostituendo Robotnik con una serie di animali robot dal design accattivante e dagli schemi di attacco ben precisi che richiedono uno studio di strategie ben congegnate. Molto particolare poi è la caratteristica di concedere l'accesso alla settima zona, quella finale, solo ai giocatori capaci di recuperare tutti e 6 Chaos Emerald sparsi nelle varie zone precedenti. Anche qui infatti i diamanti del caos vengono piazzati in alcuni luoghi segreti molto difficili da trovare. Mancarne anche solo uno costringerà il giocatore a troncare il gioco dopo la sesta zona con un malinconico finale senza la possibilità di affrontare Robotnik per salvare Tails.
Altro tocco di masochismo che aumenta la difficoltà del gioco è l'assenza di qualunque anello negli stage dei boss. Dopo i primi due atti di ogni zona, infatti, dovremo affrontarne un terzo, alla fine della quale troveremo un boss da sconfiggere senza farsi nemmeno toccare neanche una volta. Sonic the Hedgehog 2 su Master System e Game Gear è un gran gioco, dal level design molto curato e da una varietà molto peculiare rispetto alla controparte maggiore per Sega Mega Drive. Rimane sicuramente uno dei migliori giochi di questa serie, ma prima di passare al gioco successivo vorrei segnalarvi una cosa molto strana. Nel terzo atto del primo livello, dopo un paio di piattaforme, per progredire Sonic sarà costretto ad effettuare un salto suicida sopra un mare di lava. Non c'è modo di evitarlo, bisogna farlo per andare avanti. Beh, all'ultimo momento, prima dell'impatto, Robotnik verrà in soccorso del porcospino blu salvandolo da morte certa e portandolo al cospetto del primo boss del gioco. Questo evento mi ha sempre colpito molto. Che Eggman volesse salvare Sonic per non negarsi il piacere di eliminarlo di persona? Oppure era solo una finta tanto per fare scena? Oppure che sotto sotto lo scienziato non abbia mai avuto l'intenzione di uccidere veramente Sonic, ma solo la maniacale voglia di scontrarsi con lui all'infinito? Il che spiegherebbe anche perché questo primo boss risulti essere uno dei boss più facili da sconfiggere dell'intera storia dei videogiochi. Basta semplicemente evitare mezza dozzina di sfere d'acciaio e il tenaglione muore da solo. Bah, misteri. Nel 1993 la serie regolare di Sonic si interrompe. La Sega deve vendere il suo nuovo add-on, il Sega CD, quindi è il turno del particolare Sonic CD, che avrà un adattamento qualche anno dopo per PC, ma nessuna controparte 8-bit. Ma non solo, in Sega America qualcuno ispirato dalla Casino Zone di Sonic 2 pensa che fare un gioco di flipper con il porcospino blu al posto della pallina possa essere una trovata geniale. Questo permette l'uscita di Sonic Spinball, sia per Mega Drive che Game Gear. Si tratta di un gioco mediocre, dove la struttura ibrida tra platform e flipper non riesce mai a sposarsi completamente. Anche su Game Gear il gioco risulta noioso, ripetitivo, nonché frustrante. Il calo di fluidità dovuto al sistema più performante inoltre non aiuta. Su Master System Sonic Spinball, portato dalla versione Game Gear, arriverà nell'anno successivo ed è a tutt'oggi una cartuccia abbastanza rara da trovare. Ma il 1993 non ha finito con Sonic, sì perché esce anche un terzo gioco esclusivamente per Game Gear e dopo qualche mese uscirà anche per Master System. Si parla di Sonic Chaos, conosciuto in Giappone anche col titolo di Sonic and Tails. Di fatto questo sarà l'ultimo gioco di Sonic ad uscire per Sega Master System, almeno in Europa. Sonic Chaos finalmente eredita da più vicino alcune feature dei Sonic 16-bit, pur mantenendo un'identità propria e distaccata neanche nei confronti dei giochi precedenti sulle stesse macchine. Salta subito all'occhio la possibilità di selezionare quale personaggio usare per portare a termine l'avventura. La scelta è logicamente tra Sonic e Tails. Prendere un personaggio piuttosto che un altro cambia sia il set di mosse disponibili da effettuare, sia il grado di difficoltà. Scegliendo Sonic avremo il parco mosse tradizionale con tanto di spin dash, ancora inedito su 8-bit, e una strana quanto inutile accelerazione da caricare sul posto tenendo premuto in su e il tasto salto, feature editata da Sonic CD. Come i precedenti platform saremo costretti a recuperare tutti gli smeraldi del caos per vedere la fine buona. Questa volta gli smeraldi non sono disseminati in posti segreti, ma sono invece situati dentro schemi bonus accessibili raccogliendo 100 anelli. Una volta completato lo stage bonus, l'atto in corso terminerà bruscamente, facendoci saltare subito a quello successivo, impedendoci così un secondo tentativo di recupero dello smeraldo nello stesso atto. Contando che gli atti per ogni livello sono 3, uno dei quali è dedicato al boss, quindi con meno di 100 anelli al suo interno, avremo solo 2 tentativi per ogni zona. Fuori da essi perderemo la possibilità di recuperare uno dei 5 Chaos Emerald, precludendoci così il finale buono del gioco. Scegliendo Tails, l'esperienza cambia sensibilmente. Avremo lo stesso parco mosse di Sonic con però una differenza, di sostituire l'inutile accelerazione sul posto col Tailcopter, ovvero la classica possibilità di compiere brevi voli usando le due code della volpe come pale di un elicottero. Questa mossa ci permetterà di raggiungere punti impraticabili dal porcospino blu, quindi aumentare il grado di esplorazione dei livelli. In più con Tails avremo 5 vite e 3 continuazioni al game over, mentre con Sonic solo 3 vite e 0 continuazioni, che rimangono comunque accumulabili raccogliendo punti.
come se non bastasse, per vedere il buon finale con la volpe transgenica, non saremo neanche costretti a raccogliere i Chaos Emerald, quindi di sorbirci bonus stage. Di fatto, scegliere Tails significa semplificarsi molto la vita e dare al gioco un accento più esplorativo, mentre con Sonic dovremo comunque affrontare i livelli in maniera più lineare e soprattutto veloce. I livelli dal canto loro hanno un'impostazione più simile a quella di giochi 16-bit, con più percorsi per raggiungere il cartello finale. Di contro però dobbiamo dire che ogni singolo atto è davvero breve e tutto sommato facile. Non a caso, per aumentare la difficoltà si è dovuti ricorrere allo stratagemma dei bonus stage, che francamente rompono un po' troppo l'azione. Per paradosso, Sonic Chaos rimane molto più divertente del giocato con Tails che con Sonic, visto che non avremo la paranoia di raccogliere 100 anelli e sorbirci tutti quei livellini con snervanti prove di abilità. Nel compenso comunque abbiamo un bel gioco a 8-bit che riprende alcune meccaniche delle controparti 16-bit. Passa un anno e a Sonic Chaos viene dato un seguito. Di fatto siamo davanti a una mini saga, visto che in Giappone questo gioco esce nel 1994 per Game Gear col titolo di Sonic & Tails 2, mentre in Occidente arriva, sempre solo sul portatile Sega, con il titolo di Sonic Triple Trouble. Vengono riciclati gli sprite dei due protagonisti del precedente gioco e aggiunta la presenza del molesto Knuckles. La meccanica sembra la stessa di Sonic Chaos, visto che all'inizio dovremo scegliere se usare il porcospino o la volpina. Il parco di mosse è rimasto invariato, ma questa volta la selezione non comporta un grado di difficoltà diverso. Entrambi i personaggi dovranno recuperare tutti i Chaos Emerald per vedere il finale buono, altrimenti ci si accontenterà di quello standard. L'unica differenza tra i due protagonisti quindi è solo il parco mosse. Con Tails potrete volare per brevi periodi, mentre con Sonic affronterete i livelli in modo tradizionale. Questa volta i Chaos Emerald sono ancora più difficili da scovare. Come al solito le zone sono divise in tre atti, dei quali i primi due contengono in una locazione segreta uno schermo con raffigurato uno smeraldo. Se si riesce a colpire lo schermo con in saccoccia almeno 50 anelli, allora si potrà accedere al livello bonus con dentro l'agognato bonus. Se invece si posseggono meno di 50 anelli e si colpisce lo schermo, perderemo la possibilità, per l'atto in corso, di accedere al bonus stage, quindi di recuperare il Chaos Emerald. Come nei giochi precedenti, nulla ci vieta di correre attraverso gli stage e arrivare alla fine, accontentandoci così del finale standard. Chi invece si sentirà in obbligo di completare il gioco nella sua interezza, davanti a sé avrà una sfida davvero ardua. I livelli sono molto complessi e alle volte un po' caotici, ma è comunque un piacere attraversarli tutti proprio perché ognuno di essi possiede delle caratteristiche peculiari. Triple Trouble infatti eredita da Sonic 2 8-bit la feature dei veicoli caratteristici di ogni zona. Abbiamo il carrello che si attiva con lo spin dash, le bolle da usare sott'acqua, lo snowboard come in Sonic 3, eccetera. Bellissimi anche gli scontri con i boss, che risultano sempre molto vari e con strategie variegate e mai scontate. Di fatto, Triple Trouble rimane l'anello di congiunzione tra i Sonic 8-bit e quelli a 16-bit, dato che presenta caratteristiche di entrambe le saghe. Non a caso rimane anche il gioco più interessante e più bello di tutti quelli della serie 8-bit, un vero peccato che non esista la versione Master System. Siamo ormai nel 1995 e la generazione dei 16-bit è ormai al tramonto. Saturn e PlayStation fanno la loro comparsa sul mercato e i giochi 2D iniziano a diventare vecchi e obsoleti davanti alle meraviglie della grafica poligonale. Da lì a pochi anni nessuno avrebbe più voluto giocare ad un videogame con grafica ed impostazione 2D. Per fortuna le console portatili in lizza erano ancora 8-bit, quindi c'era ancora tempo per sfruttare le tecnologie 2D per emulare quelle 3D. Ok, e la saga dei platform di Sonic? Ormai volge più o meno al termine, almeno per la sua prima tranche. La seconda l'avremo solo all'uscita del Dreamcast e qualche anno dopo anche su Game Boy Advance. Quindi, fuori dal platform tradizionale, abbiamo da registrare solamente Sonic Labyrinth, uscito nel 1995 solo su Game Gear. Il taglio coi precedenti giochi è netto, visto che si tenta di sfruttare la mania del 3D che stava nascendo. Sonic Labyrinth sfoggia un impianto di gioco totalmente basato su una visuale isometrica, in anticipo sul futuro Sonic 3D Blast, in uscita per Mega Drive e Saturn l'anno seguente. Sonic non salta più, ed è ormai costretto a muoversi in livelli piatti e scomodi alla ricerca di chiavi per aprire porte che decretano la fine di ogni stage.
Sonic Labyrinth è di sicuro uno dei giochi più deboli della saga 8-bit di Sonic. Oltre che snaturare il gameplay, visto che non si può più neanche saltare, risulta davvero ostico e poco giocabile, irrimediabilmente tedioso proprio a causa dei controlli molto scomodi. Possiamo solo muoverci a una velocità molto esigua ed effettuare solamente degli spin dash per far fuori vari nemici, perdendo però completamente il controllo del porcospino a causa delle pareti respingenti, che ci faranno rimbalzare in tutte le direzioni meno quella a noi utile. ...1996, ormai siamo in piena epoca a 32-bit. Le console a 16-bit si stanno trasformando in un pallido ricordo. Il salto verso la grafica e i nuovi giochi dal concept 3D è ormai completo. Nonostante questo, le console portatili esistono ancora e si fanno portatrici di giochi dal concept classico. In questo contesto nasce la particolare trasposizione su portatile di Sonic 3D Blast, ovvero Sonic Blast senza il 3D, uscito su Game Gear nel 1996. Si tratta dell'ultimo gioco di Sonic su console 8-bit e l'ultimo platform di Sonic 2D prima dell'avvento del Game Boy Advance. Salta subito all'occhio l'aspetto grafico, che sembra ricalcare lo stile lucido e pre-renderizzato di Sonic 3D. Purtroppo questi sprite così grandi e dettagliati contribuiscono ad appesantire troppo un videogame a 8-bit già poco fluido di suo. Questa volta possiamo scegliere se usare Sonic oppure Knuckles. Anche qui cambia il parco mosse. Sonic può effettuare un secondo salto in aria, mentre l'istrice rosso effettuerà la sua classica planata. Knuckles, come il suo solito, può scalare le pareti, rendendo più facile la scoperta degli anelloni che c'erano in bonus stage. All'interno di essi avremo una fase che sembra essere una via di mezzo tra l'half pipe dei bonus stage di Sonic 2 16-bit e la blue sphere di Sonic 3. Purtroppo questo minigame sembra prendere solamente il peggio di quei giochi precedenti. I livelli sono graficamente spogli e francamente poco ispirati. La noia e la monotonia si fanno presto sentire. Sonic Blast è un platform 2D morto vivente, un pallido spettro di quello che era il passato degli 8-bit e dei 16-bit, che tenta invano di strizzare l'occhio ai nuovi utenti con una vecchia grafica che tenta di trovare un punto di contatto con quella in voga del periodo. Sonic Blast sarà anche l'ultimo gioco su Master System, ma per questa macchina uscirà solamente in Brasile nel 1997, rimanendo di fatto l'ultimo platform del porcospino blu prima della sua rinascita sulla generazione 128-bit. Bene, bene, popolo di YouTube, io non vi porto via altro tempo, visto che questo video è già durato anche troppo. Vi ricordo semplicemente la nostra pagina Facebook, vi ricordo se volete iscrivervi al canale, oppure mettere mi piace, o fare tutte quelle altre cose che di solito si fanno su YouTube. Noi ne saremo molto grati, e ci vediamo presto per altri annunci, serie e via dicendo. Ciao!